Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno dei gemelli. Andiamo a vedere cosa accadrà questo mese in amore al segno dei gemelli. Ecco la prima carta che cade qui. Intanto, come sempre, io vi ricordo che se volete una sessione privata, una lettura di tarocchi, una sessione di life coaching o di analisi karmica delle vite passate, potete prenotare direttamente dal sito internet oppure potete scriverci su WhatsApp o un'email. E la stessa cosa vale per chi di voi è interessato ai nostri videocorsi per imparare la tarologia con il metodo Maya oppure per imparare la magia d'amore e la telepsichia. Ma prendiamo le ultime due carte e vediamo un po' che cosa accade. Ok, le prendiamo così, una e due, e vediamo che cosa abbiamo. Cominciamo dall'energia generale. In una colonna ritroverete voi stessi, nell'altra colonna ritroverete il vostro partner o la persona con cui state in qualche modo interagendo. Capirete quale delle due colonne parla di voi man mano che leggerò. Quindi questa lettura è per chi è del segno dei gemelli, come sole o come luna o come ascendente, e per chi ha a che fare con un gemelli. Ma giriamo subito la carta centrale. Wow, ok, abbiamo l'imprevedibile, quindi qualcosa che non ci aspettiamo sta per accadere, qualcosa che in realtà era già predestinata, perché questo arco con le frecce ci parla di qualcosa che arriva dall'alto, è una freccia che ci viene mandata dall'alto, dai piani spirituali, da chi guida le nostre vite, che siano le stelle, il karma o chissà quale tipo di entità angelica o non angelica. Ebbene, di certo ci tocca, qualunque cosa stia accadendo ci tocca, dovevamo affrontarla, era proprio scritta così. Adesso vediamo un po' che cos'altro abbiamo. Abbiamo una temperanza rovesciata con un portatore di buone notizie, abbiamo la carta della solitudine con qualcuno che si intromette e guardiamo un po' le carte laterali. Dunque, da questo lato abbiamo un appeso, abbiamo un re di bastoni e un 8 di coppe rovesciato. Da questo lato abbiamo un 4 di coppe rovesciato, la carta della stella e il 9 di denari. Quindi, vi ripeto, ciascuno di voi può ritrovarsi da questo lato o dall'altro lato, lo capirete man mano che leggo. Chi si trova su questo lato è una persona che sta cercando di mantenere la calma e sta cercando di avere pazienza. Qualcosa accade che scombussola la situazione, sia che voi siate single, sia che voi siate in coppia. Questo qualcosa che non era previsto, che voi sicuramente non potevate prevedere, rimette in gioco delle energie che sembravano non esserci o sembravano per qualche motivo essere bloccate. Probabilmente, ecco, se qualcuno di voi si trova in un momento di separazione, un momento in cui non ci si vede, non ci si sente, si è in una sorta di crisi, ecco che questo imprevedibile arriva per rimettere alcune cose in gioco. Per rompere il silenzio, rompere questo momento di solitudine, che può essere una solitudine interiore, magari si sta insieme sotto lo stesso tetto, però si ci sente soli, oppure può essere una vera e propria solitudine fisica, perché non si condivide lo stesso spazio, o perché si è scelto una sorta di separazione. Quindi ecco, chi si trova da questo lato in realtà non sa esattamente come gestire questo qualcosa che accade, perché questo qualcosa arriva in un momento di blocco, arriva in un momento in cui la persona è particolarmente confusa. Magari ha le idee molto chiare sui suoi sentimenti, però non ha le idee molto chiare su come agire e cosa fare, su quale potrebbe essere l'atteggiamento migliore. Qui c'è una persona in una fase appunto molto riflessiva, una persona che sa di dover guardare le cose da un altro punto di vista, che sa quanto è importante e necessario a volte riuscire anche a cambiare idea, riuscire a guardare con gli occhi dell'altro o con occhi completamente diversi. Sicuramente non è semplice quando due persone decidono di prendere spazio, quando due persone decidono di separarsi, non è poi così semplice, ed ecco che infatti la persona che sta da questo lato non riesce a farlo, non è capace di farlo, cioè è un prendere le distanze finto, perché la testa lo può fare,
Il corpo lo può fare, ma le emozioni non lo fanno, non lo stanno facendo. Il re di bastoni è lì, e il re di bastoni è un'energia di fuoco molto forte, molto potente, che in questa stesa si trova all'altezza del cuore, all'altezza delle emozioni. I miei studenti sanno che qui abbiamo la mente, qui abbiamo il cuore, qui abbiamo il corpo, abbiamo i 3 gradi, questo lo spiego già fin dal primo livello, dal corso di tarologia di arcani maggiori, quindi nella mente qui potrebbe anche esserci un blocco, sì, un'incapacità di pensare in modo lucido, di vedere bene, ma i sentimenti sono chiari, il re di bastoni parla molto, ma molto chiaro su ciò che si prova, che è un qualcosa di forte, c'è un'attrazione magnetica verso l'altra persona e il tentativo di allontanarsi non funziona perché il nostro 8 di coppe è rovesciato, non va, questa persona non sta proprio andando da nessuna parte. Prova, prova, ma non riesce. Dall'altro lato abbiamo invece qualcuno che sta guarendo le proprie emozioni. La carta della stella ci parla di guarigione. Qui c'è qualcuno che sta imparando a prendersi cura di sé, sta imparando ad ascoltare i segnali dell'universo, sta imparando a vivere il momento, vivere nel qui ed ora. Il cuore si sta mettendo in pace, indipendentemente da ciò che accade. Perché sì, qualcosa accade, questo qualcosa di imprevedibile accade. Qualcuno, per esempio, potrebbe intromettersi, qualcuno potrebbe parlare con uno dei due o con entrambi, qualcuno che non fa parte della coppia, ecco, potrebbe decidere di dire la sua, di esprimersi. O di raccontare qualcosa di particolare. Ed ecco che è questo magari quella nota di imprevedibilità che questo mese darà un colore nuovo al mese dei gemelli. Nonostante questo, da questo lato, o forse addirittura anche grazie a questo, proprio grazie a questa notizia, che sembra anche essere una notizia positiva per certi aspetti, questa è una persona che sta davvero guarendo se stessa e questa guarigione è fondamentale, sia per chi desidera vivere una relazione di coppia sana, equilibrata e appagante, sia per chi invece desidera non stare in relazione e vivere la propria solitudine bene, nel benessere interiore, nella pienezza mentale, emotiva. Qui c'è qualcuno che si sta appunto prendendo cura di sé. E che sta chiedendo all'universo un aiuto, non ha bisogno di chiederlo all'altra persona, eppure vi posso dire che all'altra persona piacerebbe sentirsi dire scusami, ho bisogno di te, ma no, chi sta di qui non lo fa, non dice ho bisogno di te, chi sta di qui non ha bisogno di nessuno, non ha bisogno di niente e di nessuno se non di se stesso e di lasciare che le cose accadano in modo spontaneo, in modo naturale, perché l'universo sa che cosa serve, l'universo mette sempre i tasselli giusti nel posto giusto per permettere alle anime di fare il loro cammino, per permettere alle anime di imparare, di apprendere. Ed ecco che da questa mente, di chi sta da questo lato, viene fuori in effetti qualcosa di nuovo, ma è un qualcosa che sta semplicemente accompagnando un processo di autoguarigione già iniziato. È un tassello in più che aiuta chi sta da questo lato a comprendere e solo dopo che questa comprensione sarà arrivata, queste due persone potranno muovere un passo o l'uno verso l'altro o ciascuno per la sua strada, ciascuno nella propria direzione. E vediamo però gli angeli che cosa hanno da aggiungere a tutto questo e che cosa hanno da dirci per questo mese. Vediamo un po' che cosa sta accadendo o che cosa possiamo aggiungere alla nostra lettura di oggi. Ok, vedete, abbiamo il mago con l'arcangelo Raziel. Abbiamo il mago. Il mago, che essendo rappresentando il primo degli arcani maggiori, parla dell'inizio di un cammino nuovo, parla dell'inizio di un ciclo nuovo, di un nuovo percorso. Un nuovo percorso per il quale ormai siamo pronti.
E anche se non ci sentiamo pronti, in realtà lo siamo. È l'unica cosa che ci trattiene dall'iniziare il nostro nuovo cammino e dal compiere un gesto decisivo, il primo passo, è semplicemente la paura, è il nostro volere rimanere in una zona di comfort, in una zona più o meno comoda, che però in realtà dopo un po' tanto comoda non sarà più, quindi arriverà comunque un momento nel quale sentiremo il bisogno di spostarci dalla nostra zona di comfort e andare in una zona, tra virgolette, migliore. Questa è una carta che ci dice che abbiamo le risorse, abbiamo le capacità, abbiamo tutto quello che serve, abbiamo i nostri sogni e i nostri desideri come bagaglio che ci guida e se ci lasciamo appunto anche guidare dal flusso e dalle energie e da ciò che ci accade, non possiamo far altro che vedere quanto la nostra vita è magica, quanto nella nostra vita davvero accade sempre ciò che è meglio per noi sul lungo termine, magari non sul breve, perché non capiamo, ma sul lungo termine è sempre così. Allora, se davvero il nostro sogno è chiaro, se sappiamo davvero che cosa vogliamo dalla vita, in amore, dalla relazione, lasciamoci guidare. Non lasciamo che la non facciamoci confondere dalla mente. È altro che ci deve guidare, non di certo i pensieri, sicuramente il cuore. E quando parlo del cuore, non parlo di ossessioni, oddio, ho bisogno di te. No, parlo di quello che è veramente nella parte più profonda del nostro cuore, quella parte di cuore che vuole bene a noi stessi, che ama noi stessi prima di amare gli altri o l'altro o l'altra. Quindi ecco, noi saremo in grado di comportarci da mago quando saremo anche in grado di ascoltare quella parte del nostro cuore. E con questo, ragazzi, spero come sempre di esservi stata utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!